La crescita e lo sviluppo del Mezzogiorno sono una priorità assoluta. È determinante spendere bene e velocemente per evitare che passino decenni prima che un'opera venga realizzata. Tempistica dunque la parola d'ordine con cui il segretario generale della CGIL Puglia, Gianni Forte, ha aperto i lavori della tavola rotonda sul tema le politiche di coesione europee e le risorse per far crescere il Sud insieme al Paese. Un appuntamento importante allo Sheraton di Bari, che ha riunito attorno al tavolo sindacalisti, esperti, rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali per discutere e confrontarsi sull'importanza di rilancio del Sud, condizio sine qua non di rilancio di tutto il Paese. Sono in compagnia di Gianni Forte, segretario regionale della CGIL. Segretario, lei ha detto che dalla Puglia deve emergere uno scatto d'orgoglio. In termini concreti cosa significa? Uscire dalla crisi? Sì, ma come? Beh, intanto lavorando molto sulle proposte, lavorando molto sulla concretezza e quindi mettendo al centro il lavoro, i bisogni veri delle persone, l'esigenza di dare risposta ai giovani. E quindi la concretezza è fondamentale, poi servono le risorse. La Puglia è sull'orlo del decollo e non del collasso, ne è convinto il ministro della coesione territoriale Fabrizio Barca, che ha elogiato la qualità delle università pugliesi, gli interventi mirati alla riduzione della dispersione scolastica e la caparbietà con cui l'imprenditoria tradizionale ha saputo essere innovativa puntando sulle esportazioni. Il ministro ha poi promesso di ridurre di 2 mesi, da 8 si passerà a 6, i tempi di attuazione delle delibere. Ministro, lei ha detto siamo in un quadro congiunturale difficile, necessita una strategia per rilanciare il Mezzogiorno. È l'Europa che ha bisogno del nostro Sud, ha bisogno del Sud perché ha idee, ha bisogno del Sud perché è una riserva di crescita, essendo un'area che ha un sottoutilizzo molto serio di risorse. Il Sud ovviamente può avvalersi di risorse che vengono dall'Unione Europea e in cambio gli può dare in questa fase sviluppo. Quindi la partita che stiamo giocando è tempistica per la quantità, ma anche qualità dei servizi. Noi abbiamo bisogno che qualcuno ci stia addosso sulle cose che annunciamo e che intendiamo fare, perché più abbiamo il fiato dei cittadini che ci guardano, più lavoriamo meglio. Sull'importanza del rapporto con il governo basato sul precetto costituzionale della leale collaborazione, che è ciò che contraddistingue la nostra regione, si è soffermato il presidente Vendola. Non volendo essere sudisti, ma meridionalisti, volendo fare una battaglia perché vinca il Sud di qualità e non quello piagnone, ha ribadito il governatore pugliese, è molto importante fare una discussione di merito e lavorare sul tema della convergenza e del dialogo con le regioni. La crisi non l'ha portata la cicogna. La crisi è il frutto di un modello sociale, di un modello di crescita dissennato che ha dato valore alla rendita e ha svalorizzato progressivamente il lavoro. Anche per questo noi non accettiamo l'argomento rozzo che usa la Marcegaglia per liquidare l'articolo 18. Sull'articolo 18 sembra che ormai si sia scatenato il putiferio, solo un polverone o davvero sarà difficile riuscire a fare la quadra su questa situazione? Non riusciamo a capirlo, perché il governo ha acceso così tanto il peso anche ideologico sull'articolo 18 fino a farlo diventare causa di tutti i mali dell'impresa italiana, ma non è così. E dall'altra abbiamo industriali, il direttore della Banca d'Italia, le imprese che dicono ma non è vero che l'articolo 18 rappresenta questo problema, quindi non riesco a capire come ne possiamo uscire, perché è chiaro che per noi è un istituto che deve restare, però non si capisce il governo cosa voglia fare. Non esiste un risanamento fuori dall'Europa, pertanto siamo chiamati a stare attenti a non sbagliare né diagnosi né terapia. Questo è il monito di Walter Cerfeda dell'associazione Bruno Trentin. Riprendere la parola e raccontare del nostro Sud senza nascondere le zone d'ombra. Ricominciare a pensare l'Italia partendo dal Mezzogiorno è stato anche il filo conduttore dell'intervento del professor Gianfranco Viesti dell'Università di Bari, secondo cui abbiamo bisogno di sfondare il muro di comunicazione innalzato dall'opinione pubblica nazionale. Per Serena Sorrentino, della Segreteria Nazionale della CGIL, è tempo di accelerare la definizione di quei pochi obiettivi chiari, per dare concretezza all'azione e quindi investire su fattori di contesto come le infrastrutture, materiali e immateriali, che sono precondizione per rendere efficaci gli investimenti pubblici e privati. Noi continuiamo a dire al governo che in questo momento, oltre che di rigore, c'è bisogno di crescita, ma crescita per noi vuol dire occupazione.
perché non accetteremo altri modelli che ci ripropongono un'idea della crescita che continua a svalorizzare il lavoro, sia in termini di redditi sia in termini di diritti. Questo non è il modello che noi auspichiamo e in particolare guardando al Mezzogiorno e ai giovani dobbiamo invertire questa tendenza. Per cui c'è molto da fare. Noi ci auguriamo che anche questi confronti con le istituzioni, un rinnovato, ed era anche auspicabile, clima di dialogo con il governo nazionale possa determinare condizioni favorevoli per mettere al centro dell'attenzione il Mezzogiorno come elemento di convergenza di tutte le politiche del Paese, perché le politiche del Mezzogiorno non possono essere viste a sé stanti ma devono essere inquadrate in un disegno complessivo di sviluppo del Paese.